Ciao Gemine, allora eccomi qua con il nuovo video haul dei saldi. Ho qui tantissime cose da farvi vedere. Sono stata al centro commerciale Roma Est sabato scorso, cioè il 5 quando sono iniziati i saldi, e poi dopo sono stata al mare, quindi ho fatto il primo round il primo sabato, proprio il primo giorno. Sono stata al mare in Puglia tutta la settimana e oggi è la seconda domenica dei saldi e ieri siamo tornati dalla Puglia. E se mi seguite su Instagram, che mi chiamo Gemina Francia, ve lo dico sempre, ma continuate a chiedermi come mi chiamo, quindi ve lo scrivo sempre qui oppure sotto, comunque trovate sempre il mio Instagram. Se mi seguite lì sapete che sono stata appunto al mare in Puglia e infatti sono un po' abbronzatina. E poi appunto oggi siamo... io e mamma siamo andate a Porta di Roma perché pioveva e quindi abbiamo fatto il secondo round dei saldi e c'erano molte più cose a Porta di Roma, quindi se siete di Roma vi consiglio di andare a Porta di Roma anziché a Roma Est perché c'erano più cose. E poi sono stata sempre negli stessi negozi, quindi per esempio Stradivarius c'erano tutte le cose che mi ero già comprata precedentemente, tipo il mio vestito, quello del compleanno. E poi che c'era la gonna, quella che vi era piaciuta a tantissimi di voi, e c'erano insomma abbastanza cose che vi ho già fatto vedere nei video passati e in saldo, quindi vi straconsiglio di andare a vedere. E però allora iniziamo subito con le cose che ho preso prima e alcune cose non sono in saldo, ve lo dico subito. E allora mi era rimasto da farvi vedere, mi ero dimenticata questo toppino che ho preso da Subdued, non al centro commerciale, a Cola di Rienzo. L'ho preso un bel po' di mesi fa, vabbè un bel po' di mesi no, comunque prima dei saldi, e l'ho pagato solo 10 euro, ed è questo toppino da mettere magari sotto a una maglietta che qui è molto scollata oppure trasparente. Io lo metto sopra al reggiseno color carne, l'ho già indossato, mi piace molto, è molto comodo e dietro è fatto così. Mi sembra tanto strano fare video da una settimana che non li faccio e non lo so, mi sento strana. Comunque ecco, mi ero dimenticata di farvelo vedere questo, e 10 euro da Subdued, può darsi pure che adesso l'abbiano messo a meno, quindi l'avevo lasciato nella busta per farvelo vedere ma mi ero dimenticata. Poi allora l'altra settimana, e siccome sempre se mi seguite su Instagram saprete che mi sono fatta l'iPhone 5S e allora da Sephora la prima cosa che ho cercato era una cover perché non volevo rovinarlo, e quindi ho preso questa cover qui che mi era già piaciuta, però siccome avevo l'S3 non andava bene, insomma l'avevo già vista. E qui ho conservato la bustina, l'ho pagata 9,45, invece costava 18,90, quindi un bello sconto, e si presenta vabbè in questa scatolina molto carina. Quindi la prima cosa che ho preso era stata la cover. Poi sono stata, oddio ho fatto un macello, da Stradivarius e da Bershka il primo sabato. Da Stradivarius ho preso questi jeans, pantaloni, jeans, che di forma sono identici a quelli un po' più chiari a pois che vi avevo fatto vedere, perché sono proprio identici, hanno gli stessi bottoncini, stessa forma, le zip sotto, e siccome quelli a pois mi stavano molto comodi, mi erano piaciuti tanto, allora ho visto questi qui con delle righine, vedete? E ho deciso di prendere anche questi, sono un pochino strappati, invece quelli a pois non erano strappati. E anche qui un pochino, vedete? Sono molto carini. E li ho anche messi la sera stessa, che sono andata a cena dal mio ragazzo, quindi sono comodi. Insomma, mi sono piaciuti e chissà quanto costavano però. Non mi ricordo neanche, mi pare che questi non erano in saldo. Non mi ricordo perché appunto ho staccato il cartellino, quindi non ricordo. Non vorrei sbagliare, mi pare buttiamola lì 25 euro, ma non sono sicura. Comunque va bene, le cose
di questi negozi che vi mostro non sono mai cose costose, insomma, quindi al massimo saranno costati 30 euro, ma non mi ricordo neanche se erano in saldo o no. E poi, sempre da Stradivarius, ho preso questo vestito qui che mi era piaciuto tantissimo nei mesi scorsi, questo fatto così, non so se l'avete visto anche voi, e c'ha questo buchino sulla pancia e qui dei bottoncini, e solo che quando me l'ero provato era, non era dimagrita tanto ancora, e quindi questa parte qui della pancia, anche se avevo provato la L un bel po' di mesi fa, mi stava, cioè non è che era stretto, però mi stava tipo troppo aderente sulla pancia, non mi piaceva. E invece adesso l'ho riprovato, ho preso la L perché c'era solo la L e quindi l'ho preso perché era appunto in saldo. A questo c'è ancora il cartellino. Invece di 29,95 l'ho pagato 19,99. Dicevo che ho preso la L perché c'era solo la L, c'era proprio solo questo, e le spalline sono un po' grandi, quindi me le cucirò qui così, le accorcerò un po'. Però insomma adesso la parte qui della pancia mi sta bene, quindi mi è piaciuto, e siccome mi sta bene allora l'ho comprato, insomma. Quindi da Stradivarius ho preso queste cose qui e questo oggi, che è domenica, e ho detto mille volte sempre la stessa cosa, oggi non ho comprato niente da Stradivarius. E poi sempre l'altra settimana da Bershka, non in saldo, ho preso questi pantaloncini qui che durante il giro presaldi avevo visto, mi erano piaciuti, non li hanno messi purtroppo in saldo, però costavano tipo 17 euro, quindi li ho presi lo stesso perché li ho portati al mare, li ho messi al mare, in città sono un po' troppo corti, quindi ovviamente li ho presi per portarli al mare, però comunque magari a New York li posso mettere anche se sono corti. Sono molto carini, sfondo bianco, fiorellini, e c'hanno questa etichetta di plastica fucsia dietro. Scusate se c'è una luce un po' strana, ma io di solito filmo di giorno, cioè la mattina, invece oggi, adesso è sera, sono le 8, quindi si vede un po' strano certe volte, tipo quando mi avvicino, poi quando mi allontano è buio. Comunque, questi li ho pagati intorno ai 17 euro e sono molto carini, mi piacciono, da Bershka. E questo credo che sia tutto quello che ho preso l'altra volta. Ah no no no, non è vero, ho preso due paio di scarpe. Allora, da Intersport, tipo a Roma Est, c'erano delle Vans in offerta, e siccome quelle dell'anno scorso che ho preso in Scozia mi si erano bucate, quelle verde acqua, allora siccome erano molto comode e per i viaggi mi ci trovo benissimo con le Vans, allora le ho riprese. Però questa volta è un verde tipo pistacchio, perché verde acqua non c'erano e erano quelle che mi piacevano di più. E queste qui anche erano in offerta, ho preso il 36 e costavano 69,90, però io le ho pagate tipo 40 euro mi pare, c'era il 30% di sconto, non c'è scritto, comunque le ho pagate di meno di quello che dice lì. E quindi sicuramente me le porterò a Copenaghen, magari me le porterò anche a New York, mi ci trovo tanto comoda con le Vans, e poi sono colorate, sono carine per l'estate, quindi ho ripreso un altro paio di Vans. E poi da VLab avevano messo queste Superga in offerta, ed erano le Superga che hanno fatto in edizione limitata apposta per VLab. E mi erano piaciute da subito, solo che costavano tipo 80 euro, non mi ricordo, no, costavano 70 sempre, e le avevano messe in offerta, le ho pagate intorno ai 50 euro, quindi per 70 euro me era sembrato proprio troppo, anche se mi piacevano tanto già da quando erano uscite. Sono così verde militare con dei fiorellini rosa, e appunto mi piacevano, però no, un paio di Superga 70 euro è troppo, però visto che le hanno messe appunto a 50 euro ne ho approfittato, e perché poi per i viaggi mi servono le scarpe chiuse, quindi ci sono anche i lacci rosa, quindi le ho prese e mi piacciono tanto. E c'erano comunque tanti altri numeri, quindi se vi piacciono vi consiglio di andare lì.
Poi, ok, quindi questo è quello che ho preso il primo sabato. Poi oggi ho preso come prima cosa, sono andata da Sephora perché mi serviva la crema per il viso. Vi ricordate che vi avevo detto che non sto usando creme viso e mi sento tutta la pelle secca, soprattutto adesso che ho preso il sole e mi sto un po' spellando anche qui. Quindi volevo prendere una crema viso e ho guardato alcune creme. Una ragazza su Instagram mi aveva consigliato la Acqua Source di Biotherm, che avevo già provato e mi era piaciuta, quindi sono andata per comprare quella. Però poi dopo ho visto queste taglie piccole, diciamo, di creme di Sephora, e siccome c'erano i tester le ho provate e mi sono piaciute molto. Siccome con il tonico e con lo struccante di Sephora mi trovo molto bene, allora ho deciso di prendere queste. E anche per l'inverno, cioè per l'inverno, per l'estate, perché siccome adesso partirò di nuovo, sono piccoline e me le posso portare tranquillamente. Poi però mentre stavo pagando la commessa mi ha detto: vuoi che ti faccia un campioncino di qualcosa? Assurdo, non me l'ha mai chiesto. E quindi mi sono fatta fare il campioncino della crema di Benefit, che ho sempre voluto provare, e quindi la proverò e poi in caso l'estate utilizzerò queste di Sephora e poi l'inverno comprerò questa di Benefit, che appunto l'ho sempre voluta, ma siccome non ci sono mai tester, allora non compro una crema da 30 euro senza tester, allora adesso la proverò. E comunque le creme che ho preso, non si vede bene, sono queste qui, la crema leggera molto idratante e comunque la crema quella normale idratante di Sephora, e poi ho preso il roll-on occhi. Ve le apro velocemente così ve le faccio vedere. Sono molto fresche, il profumo mi piace molto. È questa qui classica, insomma, di Sephora. Esiste anche per il corpo e l'ho provata e mi piace, quindi per il viaggio ho deciso di prendere questa. E l'ho pagata tra l'altro tipo 10 euro, quindi va bene, sono 30 ml. E poi questo roll-on per gli occhi costava 13 euro invece, ed è il roll-on, the puffing roll-on gel, ed è fatto così con le palline. Mi piace molto, l'ho provato in negozio e è bello fresco, quindi ho deciso di prenderlo. Insomma, sono molto contenta per queste cremine. Poi non vedo l'ora di provare quella là di Benefit, così e se poi mi piacerà la comprerò. Quindi la prima tappa di stamattina è stato Sephora. Poi sono andata da Wish perché quando ero stata la scorsa settimana a Roma Est volevo tantissimo un costume che avevo visto, ve l'avevo anche scritto su Instagram che speravo di trovarlo, però non l'ho trovato piuttosto purtroppo né in sconto né non in sconto, non ce l'avevano proprio in negozio, non so perché l'avevano tolto, e oggi l'ho trovato, non era in saldo ma chi se ne frega, l'ho comprato lo stesso perché è veramente stupendo, è il costume più bello che abbia mai visto, e è questo qui. Il sopra è fatto così a fascia bianco con tutti questi ricami, è stupendo, mi piace veramente tantissimo. E quindi a fascia così, e c'è anche il laccettino se lo volete legare dietro al collo. E le mutandine sono semplici, del sopra ho preso la S, del sotto ho preso la M, se vi interessa. Sono un po' sgambati da dietro, però è veramente bellissimo. E la parte di sotto costava 15 euro mi pare, sì, e la parte di sopra costava 20 euro, quindi in tutto 35 più o meno. E quindi sono un sacco contenta per quel costume perché mi piaceva da morire. Poi da Pull&Bear finalmente ho trovato qualche cosa e ho comprato un bel po' di cose in saldo. Ultimamente non trovavo niente di bello da Pull&Bear, non so perché, oggi ho trovato un bel po' di cose carine. Come prima cosa ho preso questo tipo reggiseno, ma secondo me è come questo qua che vi ho fatto vedere prima della Subdued. Io lo utilizzerò da mettere sopra al reggiseno, con sopra però un'altra maglietta, magari trasparente o appunto sbracciata, insomma, nelle ascelle. Ed è questo reggiseno qui, fatto di merlettino, è un po' arancione, nella telecamera si vede tipo color pesca ma in realtà è una specie di arancione anche un po' mezzo fluo,
È molto molto bello, me lo sono provato insieme a questa maglietta qui che è tutta trasparente. E questo qui costava 12,99 e l'ho pagato 7,99. Comunque è fatto molto bene, ho preso la M e quindi lo metterò sotto a delle magliettine trasparenti, come per esempio questa qui, che mi è piaciuta un sacco. Questa in realtà, scusate, devo dire la verità, mi era già piaciuta, però non in saldo costava, no, costava 12,99, costava poco, poverina. Vabbè, comunque l'avevo già un po' adocchiata, però non l'avevo mai presa e adesso l'avevano messa a 9,99 e quindi ho deciso di prenderla, anche perché appunto provandola con questo sotto mi sono resa conto che erano veramente carinissimi, l'effetto è davvero carino, vedete dell'arancione sotto, e quindi ho deciso di prenderla. Ed è questa camicetta qui, è abbastanza collata, senza maniche ed è anche abbastanza corta, non è proprio una crop camicia ma quasi. È molto molto carina, a quadretti grigia e bianca, e di questa qui ho preso la S e appunto l'ho pagata 10 euro. Poi ho preso un'altra magliettina molto carina anche questa, l'unica cosa è che siccome c'era solo questa ed era la M, le bretelle di nuovo sono un po' lunghe, quindi dovrò accorciarle. E però è fatta così, anche questa costava 10 euro. Di questa stoffa molto trasparente, azzurrina con i fiorellini, poi qui davanti c'ha questo pizzo e anche dietro. È davvero molto molto carina e c'è il pizzo anche sotto, quindi anche questa costava 10 euro. Poi ho preso un'altra due cosine, ho preso questi pantaloncini che mi sono piaciuti subito, sono molto leggeri, vedete addosso danno un effetto quasi come una gonnellina e sono di tipo di lino, molto molto freschi e anche un po' lunghi, ho pensato che erano anche perfetti per viaggiare perché erano freschi. E niente, sono di questo colore qui, hanno anche le tasche e poi ci hanno disegnate tipo delle palme, dietro hanno le taschine così. Mi sono piaciuti e questi costavano 25,99 e l'ho pagati 19,99. E poi ultima cosa che ho preso da Pull&Bear, non in saldo perché l'avevo già vista a Roma Est, però poi dopo quando sono iniziati i saldi non le ho viste. Secondo me a Roma Est hanno fatto così, quando sono iniziati i saldi le cose che non dovevano essere in saldo le hanno mandate a Porta di Roma, perché io avevo provato proprio le 37 e le ho ritrovate a Porta di Roma, quindi non lo so. Comunque sono queste espadrillas con i fiorellini tutti colorati e sotto c'hanno la suola di paglia, non lo so, sono molto carine, mi piacevano e quindi le ho prese anche se non erano in saldo e costavano 25,99 euro. Poi passo velocemente a che ho finito, incredibile. Però ho delle cose da farvi vedere, tipo di cose per la casa, non so, voglio avere altre cose comunque. Quindi questi qui sono tutti gli acquisti di vestiti e accessori che ho fatto. Sono una busta di Pull&Bear, ma queste non sono cose di Pull&Bear, sono cose che ho acquistato da Casanova. Però siccome erano carine e l'altra volta che avevo fatto il video della casa vi era piaciuto, insomma vi erano piaciuti gli accessori per la casa, allora ve li faccio vedere velocemente. Sono giusto tre cosine, due cose di cucina, diciamo, una di cake design. E ho preso queste due teglie che guardate quanto sono belle, sono verde acqua a pois e sono una più grande e una più piccola. E questa grande costava 5,90, questa piccola costava 4,50 e appunto le ho prese, mi pare, da Casanova, non mi ricordo, comunque in un negozio per la casa che sta a Porta di Roma di fronte a Stradivarius. E poi a 10 euro ho preso questi qua, che sono i cosi per fare i push up, vabbè, quei cosi dove mettete dentro i pezzi di torta e la crema, e
poi magari se li faccio vi metterò sicuramente una foto su Instagram. E quindi mi piacevano nei negozi di Cake Design dove mi rifornisco, costano sempre tanto. E questi qua invece costavano 10 euro e sono 6, quindi ho approfittato, insomma. E quindi basta, questo qui era tutto. Spero che questo video non sia venuto troppo lungo e troppo noioso. E spero che vi sia stato utile, come sempre. Io vi mando un grosso bacione. Fatemi sapere voi che cosa avete comprato, che cos'altro mi consigliate. Tra un paio di settimane farò un ultimo giretto per vedere magari gli ultimi saldi, gli ultimi acquisti. E no, gli ultimi acquisti, gli ultimi... non mi viene... le ultime occasioni. E basta, quindi io vi mando di nuovo un bacione, non so se ve l'avevo già mandato, e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine.